Grazie a Francesco Della Croce. La parola al professore Andrea Pertici, costituzionalista. Buonasera, grazie. Approfitterò appunto di questo invito per dire tre cose in relazione alla legge elettorale che è in corso di discussione e approvazione al Senato, tre cose che credo potevano essere utili al fine di un suo miglioramento, che certamente l'apposizione del voto di fiducia rende più difficile. Ecco, diciamo, lo spirito col quale io avevo accettato questo invito è questo, non è tanto appunto una mera denuncia rispetto alla tenuta delle istituzioni, eccetera, ma quella appunto di sottolineare quelli che potevano essere gli aspetti da migliorare rispetto a una legge elettorale. Credo che l'avere apposto la fiducia impedisca sostanzialmente questo miglioramento e mi chiedo se fosse il caso, perché appunto il tempo probabilmente per un miglioramento al Senato e un altro passaggio alla Camera ci sarebbe stato, ma l'idea è sempre quella di arrivare tardi per poi dire che si ha fretta e che non ci sono alternative. Invece appunto alternative, lo abbiamo detto, ci sarebbero state. Probabilmente in questa fase della legislatura la alternativa migliore era quella di una armonizzazione delle leggi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, come risultano dalle sentenze della Corte Costituzionale, cosa che certamente non avrebbe determinato una legge particolarmente magari efficace dal punto di vista della riduzione della frammentazione politica, cosa dalla quale però si poteva arrivare attraverso una soglia di sbarramento che avevamo proposto potesse essere al 4%. Ma, come dire, anche rispetto a questa proposta, cioè al Rosatellum, potevano essere fatti alcuni interventi molto utili. Il Rosatellum è un sistema misto maggioritario e proporzionale. A differenza di quanto ho sentito, i sistemi misti esistono e rispondono bene all'esigenza di coniugare la rappresentanza e la governabilità, la stabilità degli esecutivi. In diversi costituzionalisti avevamo sostenuto in marzo, di fronte alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, la possibilità di un sistema misto, ma il sistema misto deve poi rispondere a due voti distinti, perché diversa è la logica. Oggi si pretende con questa legge di far esprimere un solo voto a un elettore che è elettore di due diversi collegi, perché c'è un collegio uninominale nel quale si vota appunto per un candidato, che sarà eletto con il sistema maggioritario, e c'è un collegio plurinominale in cui si vota per una lista, in cui appunto saranno eletti i candidati di quella lista. Il modo in cui è stato concepito l'abbinamento, per cui appunto con un solo voto tu ti devi prendere sia l'uno che l'altro, impedisce appunto un voto personale, perché se voto esclusivamente il candidato nell'uninominale, il mio voto per le liste dipende dalla scelta che hanno fatto altri rispetto a queste liste. Se io voto soltanto invece per la lista, mi devo prendere necessariamente anche il candidato nell'uninominale, che può essere anche espressione di un altro partito che per questa legge ha un programma anche diverso da quello della lista che ho votato. Tutto questo appunto impedisce che il voto sia fino in fondo personale e o libero, e per questo appunto sarebbe stato molto, come dire, efficace risolvere attraverso la previsione di un doppio voto, possibilmente disgiunto. Il modo in cui si è deciso di procedere, ancora una volta,
appunto è un modo per cui arrivando tardi si dice poi di avere fretta, di non avere più tempo, di non avere alternative appunto per altra soluzione, quindi bloccando oltre appunto che le liste e il voto anche il dibattito parlamentare appunto che è del tutto assorbito dal voto di fiducia. Grazie.